città metropolitana sempre più vicina ai temi ambientali, questo lo sappiamo da tempo, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui la nostra provincia è stata devastata dagli incendi. Quindi avere realizzato questo docufilm insieme al Nodo Infea è un elemento importante, perché ricorda come la tutela della macchia mediterranea sia indispensabile anche e soprattutto in questo momento per ricreare un percorso devastato da questi incendi. Siamo presenti, lo siamo sempre stati, c'è una grande collaborazione che ha portato alla realizzazione di questo docufilm, che non è solo un simbolo ma è un messaggio che la città metropolitana con forza vuole lanciare nel campo dell'ambiente, della tutela, del ripristino della devastazione che c'è stata, ma soprattutto nel rispetto e nella cura della macchia mediterranea, che è il vero polmone della nostra regione, della nostra provincia, della nostra città. Proviamo a definire la macchia mediterranea. Ebbene, è un paesaggio tipico delle nostre coste e si presenta come una boscaglia bassa di specie arbustive sempreverdi, raramente arboree. Poco estesa a livello planetario, in quanto stimata meno del 2% delle terre emerse. Nell'area mediterranea occupa l'1,1% ed è ricchissima di biodiversità floristica, vegetazionale e faunistica, in grado di ospitare circa il 20% della biodiversità mondiale. La sua tutela e conservazione favorisce l'evoluzione verso la foresta sempreverde, in quanto se sottoposta a pressioni varie, soprattutto ad opera dell'uomo, può diventare una formazione degradata che va sotto il nome di Gariga. Ritornando alla nostra Sicilia, nel 1993 il comune di Caltagirone ci assegnò in comodato gratuito un'area boschiva demaniale degradata, estesa 12 ettari, per farne una base per la didattica ambientale, come esempio virtuoso di turismo naturalistico, nonché per ripristinare l'antica copertura vegetale a macchia mediterranea. Dal 1995 festeggiamo la macchia mediterranea con la messa a dimora annuale di circa 1000 piantine di essenze arboree arbustive tipiche. Il centro promuove soggiorni internazionali di formazione ambientale in servizio volontario, impegnando giovani di tutta Europa nella difesa dei boschi dal rischio incendi e ripristino di antichi sentieri pubblici. Nel 2016 abbiamo presentato a Caltagirone, primo comune firmatario, la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. Una carta di impegni etici elaborata da 7 promotori, alla quale ad oggi hanno aderito circa metà dei 391 comuni siciliani e 8 capoluoghi di provincia. Una carta incentrata sui temi soprattutto della conoscenza e dell'informazione. Non ultimo, una carta soprattutto dedicata all'educazione ambientale. Nel 2019 la Regione Siciliana ha fatto propria l'iniziativa, per cui la Festa Nazionale dell'Albero è diventata in Sicilia anche la Festa della Macchia Mediterranea e oltretutto è stato istituito un comitato regionale. Stiamo investendo sul capitale naturale a più alto valore ecologico della Regione, nel caso specifico la Macchia Mediterranea. E questo soprattutto grazie al sostegno non solo economico della città metropolitana di Messina, che ha dimostrato una sensibilità superiore a tutte le altre città. Il progetto della Carta vede l'impegno soprattutto educativo, formativo sui temi ambientali dell'Associa Messina, che porta il nome di un accademico geobotanico siciliano, professor Francesco Furneri, e del Centro di Educazione Ambientale Ramarro Sicilia. La macchia mediterranea in Sicilia, tra paesaggio e biodiversità. Abbiamo voluto dare questo titolo per significare lo stretto legame che c'è tra questo ecosistema per noi strategico
e che viene fuori dal nostro impegno per la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea e per noi diventa uno strumento di lettura del paesaggio della nostra regione Sicilia. Potrete apprezzare come la Macchia Mediterranea diventa uno strumento di valorizzazione, dicevamo, dell'identità della nostra regione, ma soprattutto diventa, e lo abbiamo visto negli studi che abbiamo anche realizzato attraverso il gruppo di lavoro condotto dal professore Vincenzo Piccione o delle attività fatte dal professore Renato Carrella con Ramarro per la ricostituzione della Macchia Mediterranea, abbiamo potuto vedere com'è possibile contrastare la crisi climatica proprio con l'utilizzo del rimpianto di questo ecosistema, che ci consente di far retrocedere la gariga e portarci all'esistenza di un bosco che ha anche nelle querce e nei garrubi le loro espressioni di alberature più importanti. Consentite di mostrarvi un attimo la struttura che ho alle spalle, tanto per dire che abitiamo qua, viviamo questo posto da circa 28 anni e le condizioni in cui l'abbiamo trovato erano queste. Adesso invece è stata restaurata, è stata recuperata, era una vecchia caserma dei vigili forestali che al tempo erano comunali a Caltagirone. E adesso è adibita a centro di educazione ambientale e foresteria per visitatori che ogni tanto vengono a trovarci. Facciamo anche un campo internazionale ogni anno per la tutela e la custodia della salvaguardia di questo bosco, che per noi è un bosco che sta crescendo, di cui siamo protagonisti anche con la nostra associazione, perché facciamo una piantumazione annuale di almeno 1.800-1.000 piantine all'anno e posso dire con un certo orgoglio che stiamo cambiando anche il paesaggio. Questa cosa realmente ci ha preso e i risultati che andiamo vedendo ci rinforzano a continuare. La Macchia Mediterranea è un tesoro enorme che noi abbiamo in Sicilia e che tutto un po' delle aree, diciamo, litorali del Mediterraneo possiedono, del quale noi diciamo ci rendiamo poco conto del valore. E quindi noi che ci siamo avvicinati un po' per caso, un po' per educazione, un po' per antica tradizione, questo è un bosco che appartiene alla città di Caltagirone da almeno 900 anni, ci siamo accorti che le sue condizioni meritano di essere recuperate, meritano di essere conservate, perché lo scrigno di biodiversità che c'è in questi luoghi è semplicemente straordinario, eccezionale. Fino a 300 piante diverse che convivono nello stesso spazio. Significa che la varietà biologica è talmente forte che è promessa di continuità, è promessa di vita, perché altrimenti non saprei definirla. Nel frattempo, naturalmente, la Macchia Mediterranea, che è un territorio misto a metà tra la gariga e il bosco, diciamo, il nostro è il tentativo di farlo recuperarne il valore originario. Non è facile, ma siccome ne gestiamo una piccola parte, circa 12 ettari, il nostro esperimento punta a dimostrare che il recupero del bosco di Santo Pietro, dell'antico bosco di Santo Pietro, è ancora possibile. E se facciamo un giro, magari vediamo le migliaia di piantine che noi abbiamo già messo a dimora, alcune sono anche alte 5 o 6 metri. Per noi è anche un posto dove realmente spendiamo il nostro tempo in maniera ottimale dal punto di vista della relazione, della collaborazione con altri centri, con persone che vengono anche dall'estero. E la nostra soddisfazione è che nei dintorni stiamo vedendo nascere tante altre realtà, per esempio come quella di Geloi.
Gelug Wetland è all'interno di una pianura alluvionale e qui la macchia mediterranea ha avuto davvero vita difficile, soprattutto perché sono aree in cui l'agricoltura intensiva già dal 1800 è andata a sfruttare ogni parte, ogni zona, sia pianeggiante che collinare. E nonostante ciò abbiamo dal 2017 lavorato per il ripristino della macchia mediterranea relitta, che si trovava principalmente nelle vallate più impervie. E da lì abbiamo lavorato allo studio della flora, della comunità floristica presente all'interno delle aree della piana di Gela. E pian piano abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a una riforestazione. È molto difficile, soprattutto perché abbiamo lavorato con una serie di limitate possibilità da un punto di vista delle problematiche che ci sono in un ambiente come questo, quali possono essere per esempio il pascolo. All'inizio il nostro progetto ha avuto un rallentamento perché difficilmente era possibile integrare le opere di riforestazione con quello che era invece l'attività che per secoli era stata condotta anche in maniera non lecita. Con notevole passione e anche un pizzico di coraggio siamo riusciti anche a coinvolgere i pastori, che hanno rispettato anche le aree dove abbiamo iniziato questa realizzazione nuova, un ripristino ma anche una realizzazione nuova di aree a macchia mediterranea. Da questa situazione siamo partiti selezionando alcune specie, quali per esempio il mirto, il lentisco, specie molto resilienti e anche poco appetibili ai greggi, e da lì pian piano abbiamo iniziato un'opera di riforestazione nelle aree in collina, principalmente non esposte a est. Questo ci ha permesso di avere una zona sicuramente utile e redditizia da un punto di vista del successo di piantumazione, perché grazie alla pacciamatura, grazie alla realizzazione di barriere d'ombra, siamo riusciti a captare quella che è la rugiada mattutina, che in aree come questa rappresenta quasi una forma di sostentamento. Su una messa a dimora di 3.000 essenze mediterranee, più del 70% attualmente, dopo 2 anni, sopravvive. Gelug Wetland parte dalla macchia mediterranea come una delle azioni più grandi di riforestazione di Sicilia. Ma non è solo quello, perché in realtà qui ci troviamo in una delle poche aree in cui è avvenuto un ripristino ingegneristico degli acquitrini temporanei che un tempo erano presenti in queste grandi paludi della piana di Gela. La piana di Gela era talmente fertile e ricca d'acqua che veniva coltivato il riso, venivano coltivati anche delle colture che avevano una necessità d'acqua considerevole, come per esempio anche il cotone. Quello che noi stiamo facendo è tutelare gli acquitrini, queste zone umide strategiche da un punto di vista della conservazione dell'avifauna selvatica, perché rappresentano una delle aree di sosta degli uccelli migratori che attraversano il Mar Mediterraneo, passando prima dall'Africa, e sostano in Sicilia per poi proseguire il loro viaggio attraverso lo Stretto di Messina, seguendo le direttrici adriatica e tirrenica, e arrivare nel Nord Europa. Ci sentiamo custodi della biodiversità di Sicilia e lo abbiamo scelto come missione, tant'è che 5 ragazzi di Niscemi hanno iniziato questo percorso e pian piano, come una reazione a catena, stanno coinvolgendo la comunità locale, la politica e gli agricoltori, che hanno, diciamo, un ruolo di primo ordine in un contesto agricolo come questo. Thank you.
Angimbè è una sugheretta storica nel territorio di comune di Cratafimi Segesta, 220 ettari di sughereta. Prende il nome Angimbè, una terra benedetta da Dio, ma più che altro Angimbè dall'arabo, in origine vuol dire Gebbia, ovvero il luogo dove c'era anche pure molta acqua. Siamo a Cratafimi, Cratafimi è anche terra dove si festeggia il Santissimo Crocifisso di Cratafimi, e dove c'è anche il famoso cucciddato di Cratafimi, oltre 500 anni di storia legato proprio alla festa del Santissimo Crocifisso. Un cucciddato è quindi il pane, il grano, la terra coltivata, segno di forte resistenza, di resilienza, ma anche di condivisione. Il pane intagliato simboleggia anche il sole e il fatto che viene pure spezzato, quindi la condivisione che viene data con chi ti sta accanto. Il vino che viene prodotto in queste terre sono le terre pure del Cielo d'Alcamo, sono le terre di coltivazione di vini di pregio, le nostre cantine, le cantine cooperative, la cantina Caggera e molte altre situazioni e prodotti locali genuini al massimo. Qui ad Angimbè nel 2017, a seguito di un gravissimo incendio, praticamente furono buttate le basi per la costituzione poi del futuro coordinamento regionale Salviamo i Boschi. Avvenne proprio qui in questa località, ad Angimbè, nell'agosto del 2017. Questo coordinamento che sta cercando di fare tutte le azioni, anche a livello politico, qualunque tipo, nei comuni, per poter salvare e custodire la macchia mediterranea e i nostri boschi. Dobbiamo vedere degli spettacoli che non vorremmo mai vedere. La nostra cara terra di Sicilia tempestata dagli incendi boschivi, ma purtroppo ce lo immaginavamo e questo è una di quelle cose che dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze. Che cos'è che ci può aiutare nella resilienza? Nella resilienza ci può aiutare proprio la macchia mediterranea nei suoi aspetti più importanti dal punto di vista botanico. E io vi racconto quello che è successo e quello che ho visto con i miei occhi, ma quello che ci raccontano i botanici rispetto alla una delle piante simbolo, la quercia, la sughera, le sugherete. Le sugherete sono veramente resilienti. Nella strada che porta dalla Marina, da Falcone verso Montalbano, c'è stato un incendio, come sempre accade, e lì ci sono tutta una serie di sughere, sugherete anche sparse. Dopo un anno dall'incendio la sughera era rinata, e allora noi perché dobbiamo avere a cuore le nostre sughere, che poi ci danno anche il sughero con la decortica fatta con grande perizia dagli esperti e da quelle maestranze che con tanta passione vengono anche dalle aziende. Noi abbiamo un'azienda di grande rilievo nella nostra provincia di Messina, la Sifar. Ci mettono passione, ci mettono perizia, ma ci mettono soprattutto la conoscenza del territorio, ed è questo che noi possiamo fare per salvaguardare la nostra terra dagli incendi, valorizzare quello che dà valore al bosco, e cioè l'uso importante, economico, di buona economia dei nostri boschi, soprattutto di macchia mediterranea. Siamo in una sughereta nel territorio dei Nebrodi, esattamente nel comune di Sant'Agata di Militello, e stiamo assistendo ad un'operazione di decortica. Questa operazione è condotta dalla Sifar, una ditta che si occupa di decortica e anche di trasformazione del sughero. E in questo momento io mi trovo accanto a Moreno Scafidi, che è uno dei titolari della Sifar, e
stanno decorticando questa sughereta. Alle nostre spalle vedete proprio l'operazione di decortica, che è un'operazione che sembra cruenta, ma in realtà non lo è, nel senso che la pianta ricostituisce immediatamente il sughero e dopo 9 anni si può intervenire nuovamente con la decortica. L'aspetto particolare è che le persone che stanno effettuando questa operazione sono spagnoli. Questo perché in Sicilia ormai è difficile trovare degli scorzini, così si chiamano, cioè delle persone in grado di fare bene la decortica. Questo è uno dei problemi della sugherecoltura siciliana e nel piano sugherecolo nazionale che è stato approvato anche in conferenza Stato-Regione è previsto proprio un'attività di formazione, perché è molto importante che queste attività tradizionali si conservino. Queste persone sono operatori che vengono da Siviglia, dalla regione dell'Estremadura, e sono tecnici professionali estrattori del sughero. Sono persone che hanno dai 23-24 anni ai 60 anni, sono professionisti, abili, non intaccano le piante né le danneggiano né tantomeno le sfruttano, ragione per cui tra 9 anni noi possiamo di nuovo venire a ricacciare il sughero, che così è una materia ecosostenibile e sicuramente sfruttabile al 100%, senza tagliare né piante né tantomeno fare danno alla macchia mediterranea. L'estrazione si fa da maggio ai primi di agosto, è totalmente manuale. Se la pianta non è abbastanza lubrificata all'interno, se non c'è quella linfa vitale per cui la pianta va in vegetazione, non si procede alla decortica. Tant'è vero che quest'annata è stata così eccezionale per la pioggia, per la temperatura bassa, che abbiamo incominciato al 15 di maggio, 16 di maggio, e abbiamo dovuto staccare per almeno una settimana. Siamo stati costretti a chiamare questi operatori perché mancano le maestranze qui da noi, specialmente in provincia di Messina, o perlomeno la vecchia classe che ormai è anziana o chi purtroppo non c'è più, non si è rinnovata, per cui ci siamo dovuti rivolgere a manodopera straniera in maniera tale da poter procedere con l'estrazione del nostro materiale, che qui in Sicilia ce n'è. Ce n'è parecchio, non è, diciamo, purtroppo la tradizione non si è più perpetrata nel tempo, perché mancano appunto le nuove maestranze, manca il rinnovamento giovanile, ecco. Quando desde hace este trabajo. Desde que tenía 15 años. Quindi lavora da quando aveva 15 anni. E come apprendeste questo? Me lo junta il corcho. Il primo anno direttamente alla hacha no, è molto difficile passare. Okay. Primero junta il corcho, te va fijando e ya después una vez que comienza se va a juntar o unos cuantos de años, pues ya empieza a utilizar a manejar la hacha. Fa questo lavoro da quando aveva 15 anni, il primo anno assolutamente non si tocca l'ascia, ma si guarda e si segue chi sa fare il lavoro e si inizia a capire come farlo. Poi piano piano inizia a lavorare anche con l'ascia, perché sembra, magari a vederlo sembra facile, ma quello assolutamente da evitare è di fare danno alla pianta. Bisogna intaccare il sughero con l'ascia, ma non intaccare la parte sottostante, che poi è quella che permette alla pianta di ricrescere. E diceva una tradizione che nella sua zona si tramanda di padre in figlio, è anche il motivo per cui vediamo qua molti ragazzi, insomma, per lo più sono giovani, da 20 anni in su. Come vedete, questa è una sughera appena decorticata, estremamente lubrificata perché la pianta è in perfetta vegetazione. La cosa molto importante da notare è come lo scorzino che l'ha fatta non abbia danneggiato assolutissimamente la mammina o il fallogeno che sarà il sughero futuro. Fra 9 anni, fra 10 anni, noi possiamo di nuovo decorticare questa pianta che sarà, speriamo, in perfetta salute.
Mio padre la faceva dalla fine degli anni 70. Ancora prima la facevano i miei nonni, mio nonno in particolare, che era originario di Ficarro, un comune qui dei Nebrodi. Nel frattempo siamo cresciuti noi e nostro padre ci ha avviato a mandare avanti questa, in un primo momento l'estrazione, dopo la trasformazione del sughero. Sicché abbiamo uno stabilimento giù in Contrada Furiana ad Acque Dolci, dove lo lavoriamo, lo maciniamo e facciamo pannelli per isolamento delle case e degli edifici in generale. Ci si chiede perché il paesaggio della Sicilia sia così straordinario, così particolarmente vario. Semplicemente perché la Sicilia è frutto di un pasticcio di cose e nel tessuto generale del territorio siciliano ci sono tre assolute anomalie, la prima delle quali è visibile a tutti, è immediatamente percepibile, è il grande edificio vulcanico dell'Etna. La seconda è tutta l'area degli Iblei, che in realtà è un pezzo d'Africa che si è staccata dal continente africano ed è venuta qua da noi anticipando i migranti di oggi. La terza, che vedete in giallo nell'immagine, ha la forma di una grande onda che ha la base più o meno da Gela a Sciacca e la cresta arriva proprio a lambire l'Etna, è l'altopiano gessoso sulfifero, la Sicilia del grano, dello zolfo, la Sicilia gialla che tutti conoscono nella versione di agosto e che pochi conoscono nella versione verdissima invernale. Queste tre anomalie si combinano col resto del territorio e fanno di quest'isola una cosa assolutamente straordinaria e fuori del comune. Siamo all'interno di uno dei capolavori del barocco italiano, una delle tante meraviglie di Rosario Gagliardi, delle quali tra l'altro Caltagirone è ricca. Questa è la chiesa di San Giuseppe, una chiesa molto 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 particolare perché disegnata sul pentagono e quindi sottende una geometria ricchissima e molto molto rara. È paragonabile ai migliori esempi del barocco romano. Il barocco è la ricostruzione del Val di Noto dopo il terribile terremoto del 93, città interamente rase al suolo e ricostruite grazie all'economia, grazie a quell'accumulo di situazioni economiche che nel secolo precedente avevano costituito una specie di tesoretto, anzi una specie di tesoro, un vero e proprio tesoro. Tra tutte le città del Val di Noto, Caltagirone è particolarmente favorita. Perché? Perché la ricchezza che gli veniva dai boschi, in particolare dagli 11 feudi dei boschi di Santo Pietro, gli ha consentito una ricostruzione fantasmagorica per qualità e velocissima nei tempi. Molti pensano che per fare la ceramica sia necessaria l'argilla. E non è esattamente così, perché l'argilla è uno dei componenti della ceramica, il minore direi, perché il materiale più importante per fare la ceramica è il fuoco. La ceramica va cotta due volte, la prima volta per fare il biscotto, la seconda volta per smaltare i biscotti. Se non c'è la capacità di fuoco delle fornaci, si può avere tutta l'argilla del mondo, ma la ceramica non viene fuori.
E allora perché la ceramica a Caltagirone? Perché la ricchezza dei boschi di Caltagirone e in particolare il bosco di Santo Pietro consentiva questa attività straordinaria delle fornaci che producevano la ceramica. Non solo, ma a questo si aggiunge questa cosa bellissima della, qua la chiamano Arusedda, che è l'offerta di legna alla Madonna, che è la protettrice di Caltagirone. Cioè si andava nel bosco, si raccoglievano gli sterpi, si raccoglieva la macchia mediterranea, si raccoglievano le fascine che venivano portate in dono, in omaggio alla Madonna, che è quella che sta nella chiesa quassù in cima alla scala, la vecchia matrice. La chiesa poi rivendeva queste fascine ai ceramisti per fare la ceramica. Ecco che il legame tra il bosco di Santo Pietro e la ceramica e i ceramisti è assolutamente ineluttabile. Senza il bosco non c'è ceramica. La città di Caltagirone è onorata di essere stata definita e appellata come città custode della macchia mediterranea. Macchia mediterranea che rappresenta un valore prezioso per il nostro ecosistema e un pezzo importante di questa macchia mediterranea è dentro il territorio del comune di Caltagirone e segnatamente dentro l'area SIC, sito di interesse comunitario del Bosco di Santo Pietro. E in quell'area possiamo e dobbiamo fare molto per preservare un patrimonio boschivo di inestimabile bellezza che merita di essere salvaguardato, ma che merita al tempo stesso di essere promosso e valorizzato. Bosco di Santo Pietro è una delle più grandi sugherete rimaste nel Mediterraneo. Abbiamo tutti il dovere insieme di tutelarlo, istituzioni, associazioni, uomini e donne, mondo del volontariato. Si può fare. Dipende da tutti noi, dalla capacità di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni e dalla capacità di mettere in campo azioni concertate, in rete, virtuose, che drenino finanziamenti europei, comunitari, nazionali e regionali destinati a maggiore vigilanza, a maggiore controllo, a nuova attività di forestazione con essenze autoctone. La macchia mediterranea è un pezzo dell'identità di ognuno di noi. Adesso abbiamo il dovere di preservarla, ma abbiamo anche il dovere di custodirla. E per me, sindaco della città di Caltagirone, è un grande onore poterne essere custode. Direttore della stazione sperimentale di granicoltura che è sita nel bosco, all'interno del bosco di Santo Pietro, e non poteva esserci che posto migliore per custodire tutto il germoplasma della cerealicoltura siciliana. E quindi la biodiversità della macchia mediterranea si sposa benissimo con ciò che custodiamo e che coltiviamo ogni anno. 54 varietà di grani antichi, 200 popolazioni locali, quindi un patrimonio immenso. I grani antichi possono dare una risposta ai cambiamenti climatici, perché si adattano benissimo ai singoli territori, sono stati selezionati negli anni nei vari areali siciliani, sfruttano bene l'acqua, sfruttano bene il terreno, non hanno bisogno di erbicidi, quindi rispondono essenzialmente alla nuova visione di produzione sostenibile, con un occhio poi non solo all'ambiente ma anche alla salute del consumatore, perché hanno un glutine meno forte, più facilmente digeribile e quindi che si adatta bene a tutti coloro che hanno riscontrato una sensibilità al glutine. Rispondono bene poi al,
al mercato mondiale, in quanto si riesce a creare una nicchia, una filiera con un ritorno economico per gli agricoltori, e abbiamo un ritorno importantissimo della figura dell'agricoltore. L'agricoltore diventa agricoltore custode, quindi custode di questo patrimonio di biodiversità, e nonché custode anche dell'ambiente e del territorio. Da sempre sono stato appassionato della nostra biodiversità, del recupero comunque delle nostre varietà che per il mercato non sono appetibili quando per noi sono un valore inestimabile. Da qualche anno ho ripreso a coltivare grani nelle colline qui di Messina, cosa che non si faceva più da almeno 50 anni, riprendendo dei terreni che erano soggetti agli incendi annualmente e cercando di meccanizzarli quanto più possibile. Da qualche anno ho riseminato la cucitta, un grano tenero tradizionale siciliano, uno dei quattro. Abbiamo Maiorca, Maiorcone, Romano e cucitta, che è tipico proprio della provincia di Messina. È un grano di collina, è stato proprio selezionato dai nostri antenati, dagli agricoltori, proprio in questi territori. Cresce proprio sulle sponde del stretto di Messina, e quindi c'è l'influenza del mare, il clima che è particolarissimo, e ci regala la natura, come il grano cucitta, tantissimi altri prodotti veramente di valore inestimabile. I grani tradizionali, alcuni li definiscono antichi, sono fondamentali da tenere in vita e da preservare dall'estinzione. Questo perché? Perché sono grani che sono stati selezionati e donati dalla natura nel corso dei secoli, partendo dal grano monococco che era quello primordiale. Ecco, i miei antenati contadini hanno avuto la lungimiranza e l'accortezza di andare a selezionare delle specie e delle varietà che si adattavano in un ambiente, in un territorio. Oggi, con i cambiamenti climatici, questo processo è ancora più attuale di una volta. Vuol dire che questi grani, anch'essi in natura, possono cominciare a mutare, ad adattarsi ai cambiamenti climatici. E questo è il compito di noi contadini di oggi, è quello di attenzionare, di continuare a coltivare e di favorire effettivamente l'evoluzione genetica naturale, come è sempre stata in natura, di questi grani, e non solo, di tutte le altre varietà di frutta e verdura che noi abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Oggi Messina può ritrovare, possiamo dire che ha ritrovato un grano proprio suo, di sua proprietà, un'azienda che in questo momento lo produce, incoraggiando anche altre aziende a poter intraprendere questo tipo di coltivazioni, perché veramente ne vale la pena. Questa è la più bella veduta del giardino della Colimpetra. Voi adesso vedete un mare di verde. In realtà, nel 480 a.C., l'architetto Feace fece realizzare una diga lì dove questa valle si apre, in modo che si allagasse. Questo grande lago artificiale fu chiamato la piscina di Acragas, in greco antico Colimpetra, e aveva un'importanza straordinaria perché le sue acque sostanzialmente servivano ai fabbisogni di una città di 250.000 abitanti, per come ci dicono gli archeologi. Quindi era la riserva idrica dell'antica Acragas. Molti secoli più tardi, siamo già in epoca medievale, attenzione, con l'arrivo dei monaci cistercensi, questa piccola valle, con il suo terreno fertilissimo perché alluvionale, di origine alluvionale, e soprattutto con le sorgenti artificiali, gli acquedotti feaci fatti scavare nella roccia dall'architetto Feace, appunto, da cui prendono il nome, qui insediano i loro orti, gli orti abbatia, gli orti dell'abbazia. Per questa sua origine, questo antico giardino viene chiamato il giardino dell'abbadia. Nel Settecento
gli orti vengono sostituiti dagli agrumi e quindi diventa un giardino mediterraneo. Oltre alla ricchissima biodiversità agraria, il giardino della Qualimpetra è uno scrigno straordinario di biodiversità naturale. Gli ambienti non coltivabili, e qui alle mie spalle ce n'è uno, questa parete rupestre che proprio precipita verso il fondovalle, è ricca di una presenza straordinaria di macchia mediterranea. Innanzitutto la palma nana, la Camelops humilis, ma poi abbiamo la laterno, abbiamo l'olivastro, abbiamo il biancospino e abbiamo anche la salvia selvatica e l'euforbia e tra gli arbusti il terebinto. Ecco, come vedete, una ricchezza di specie che rende particolarmente prezioso questo luogo. È un frammento della vegetazione naturale, ma proprio per questo motivo è particolarmente importante ed è la ragione che ci porta a conservarlo. Ecco, uno dei nostri impegni è conservare questo pezzo di natura che è legata in maniera equilibrata, anzi in un equilibrio perfetto, con le aree coltivate. Quindi la Qualimpetra è un luogo dove natura e agricoltura sono in perfetto equilibrio. E se andiamo a vedere gli indirizzi della politica comunitaria per il prossimo futuro, in quello che chiamiamo agroecologia, ecco, questo è uno dei principi fondanti dell'agroecologia, il perfetto equilibrio tra la natura e l'opera dell'uomo e l'agricoltura. E la Qualimpetra lo è da secoli. Con questo documentario vogliamo dare un senso ben preciso a quella che è la macchia mediterranea, cioè al nostro bene prezioso che è la macchia mediterranea, che in questo periodo, in questo tempo di cambiamenti climatici può darci una grossa mano a poterli frenare, non tanto a cambiarli, ma a poter frenare e quindi avere questo beneficio per tutti, che è il bene principale e che è il bene che sicuramente vogliamo trasmettere intatto ai nostri figli.